Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi parliamo di golf e parliamo di una tipologia di richiesta che il cliente ci ha fatto un po' anomala, diciamo. Allora, questa è una Golf 8 GT, quindi benzina, ultima generazione, macchina nuovissima o molto molto recente, dove il cliente ci ha chiesto di fare due o tre interventi con una precisa finalità, al di là del discorso, uno era un tipo di lavoro riguarda il sound e un tipo di lavoro riguarda la parte, diciamo, motore, due lavori abbastanza non impegnativi. Allora, quello che ci ha commissionato il cliente è che non voleva avere nessun tipo di problema con la garanzia della casa, quindi inizialmente gli abbiamo proposto, quando si va a fare appunto una vettura benzina, è normale, logico, proporre la sostituzione di alcune parti dello scarico, in questo caso certamente non l'OPF, ma quantomeno il centrale terminale, perché il risultato che abbiamo constatato dopo aver fatto centinaia di macchine e anche tantissime Golf GTI, abbiamo visto che il risultato ottimale è quello di cambiare parti dello scarico. In questo caso invece il cliente, pur interessato del discorso dello scarico, ha optato per montare il sound booster, quindi è uno dei rari casi dove il sistema sound booster Pantera viene montato su una vettura benzina. Quindi, fosse stata mia la macchina, avrei optato per una scelta diversa, però poi, siccome alla fine i clienti sono sempre quelli che comandano, abbiamo montato appunto questo sound boost in maniera tale che il sound boost, come abbiamo, poi dopo ve lo facciamo sentire, come abbiamo spiegato tante volte, è un componente perfettamente omologato, quindi sia a livello di garanzia della casa, se la portate in assistenza, sia se dovessero fermarvi le forze dell'ordine, sia soprattutto quando farete le revisioni, anche se questa macchina la prima revisione la farà fra 4 anni, problemi non ne avete. Oltretutto è un sistema che potete spegnere facilmente, quindi sia che sia spento sia che sia acceso, il sound booster è un componente completamente omologato. Prima di farvi sentire il sound, direi le altre due cose. La parte elettronica, anche in questo caso, è un cliente molto molto prudenziale, quindi di solito sono un pochino più aperti come tipo di interventi. In questo caso ho voluto fare alcune cose, però con una prudenza superiore rispetto alla media dei nostri clienti. Quindi a livello motore non abbiamo toccato la parte elettronica, nonostante che gli avessimo proposto appunto la centralina Seleton, anche in questo caso facilmente escludibile, in maniera tale da togliere il connettore e andare in assistenza senza aver problemi sul discorso della garanzia. In questo caso ho detto, vorrei proprio non rischiare minimamente, quindi ci ha fatto montare il pedal booster, che anche in questo caso, non lavorando sulla potenza della macchina ma lavorando bensì sul tempo di risposta del pedale acceleratore, è un altro componente assolutamente omologato, quindi va a togliere quel lag, come ho spiegato tante volte in decine di video, va a togliere quel lag iniziale, la macchina diventa un pochino più brillante, però i cavalli di questa macchina rimangono i 245 di serie. Ultima cosa che ci ha chiesto di fare, sempre a livello motore, il classico filtro aria a pannello, quindi assolutamente niente che riguardi chi di aspirazione, filtri a cono o quant'altro, il classico filtrino a pannello, anche in questo caso omologato. L'unica cosa che il cliente dovrà dire quando andrà in assistenza di non sostituirglielo, perché sennò la prassi è quella che quando fanno il tagliando prendono anche il filtro aria, anche se è quello sportivo, lo buttano e lo sostituiscono con quello in cartone, quindi l'unica accortezza è quello. Per il resto direi tre cose, tutte e tre assolutamente omologate. Adesso io direi, sentiamo un attimo la parte sonora. Ecco, quindi avete sentito che
il sound è comunque un sound sportivo, come abbiamo detto tante volte. Noi adesso abbiamo impostato un tipo di sound, si può comunque cambiare la tipologia di sound, metterlo più acuto, più sportivo, si può regolare chiaramente il volume, si può regolare, ci sono tante regolazioni che riescono a personalizzare in maniera perfetta questo sistema. Ripeto, ci sarà sicuramente chi è d'accordo, chi no. Io in questo caso sono un pochino più scettico, nel senso che se una vettura a benzina avrei optato per qualcosa di sempre omologato, perché bastava fare il terminale sportivo omologato, non avremmo avuto ovviamente questo tipo di sonorità, però quantomeno era un componente plug and play sicuramente più coerente con una vettura di questo tipo, con una motorizzazione benzina. Io direi, spero di avervi chiarito bene un po' le varie cose. Se avete qualunque tipo di dubbio mi potete trovare in sede, consultate come dico sempre il sito www.9000giri.it, cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!